Ciancio Bruno? Sì. Presente. Brunetti Massimo? Assente. Assente. Zuccherini Mauro? Assente. Orlandi Lorella? Presente. Giovini Roberto? Presente. Monica Poli? Presente. Luca Montanari? Rinaldo Bruno? Vandelli Silvia? Quinta Sette. Elmo Nicola? Presente. Nocetti Cristiana? Le risorse significative sono la spesa per il personale, il comandato e la spesa per il personale.
dare il conto 2010 e poi come merito quando parlerò di avere il conto 2011. Gli interessi passivi su mutui e su BOC incidono per una percentuale pari circa al 4% delle entrate correnti aziendali. Pertanto l'ente non supera il limite stabilito della legge per il patto di stabilità per l'anno 2012 e né quelle previste per il triennio successivo. Per quanto riguarda il contenimento di spese, la previsione per il 2012 rispetto ai limiti imposti sempre dal DL 78, incassi professionali, pensioni pubbliche, contenti, formazione e quant'altro. Ho dato atto della manovra finanziaria che viene adottata al fine di conseguire l'equilibrio economico-finanziario, quindi preso atto il miraggio di previsione che è stato formulato nel rispetto delle regole, nonostante vorrà tenere in ogni caso un'entrata la situazione, ho espresso parere favorevole. Questo per il bilancio di previsione. Il rendiconto. Allora, voi sapete che la funzione del rendiconto è quella di dimostrare le operazioni posti in essere durante la gestione e dei risultati conseguiti in termini di equilibrio sia economico che patrimoniale, oltre al controllo da parte sia degli organi politici che del regolatore. È un documento complesso e articolato, quindi cercherò di essere molto molto succinto, poi ovviamente sono a vostra completa disposizione. I residui, che penso sia una parte fondamentale del bilancio, sia quelli attivi che quelli passivi, che non sono altro che crediti accertati o ancora riscossi e che gli impegnati non ancora pagati. L'ente ha provveduto a riaccertarli e quindi a verificare le ragioni del credito per mantenerlo in tutto o in parte, se il credito esiste, se c'è il titolo giuridico a monte, se c'è una scadenza definita, in poche parole se la somma che viene iscritta in bilancio ha i requisiti sufficienti per lasciarlo iscritto o per eventualmente arrivarlo. I residui attivi, le entrate correnti accertate per competenza sul 2011 sono state riscosse per il 69%, quelle in conto capitale per il 43%. I residui passivi, le spese correnti sono state impegnate per competenza sul 2011 e pagate per l'86%, quelle in conto capitale per il 40%. Per quel che riguarda l'economia di spese e la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, l'ente ha rispettato tutte le norme previste. Per il personale e la relativa spesa, ho già detto quanto dovevo in merito al bilancio di previsione, aggiungo solamente gli adempimenti particolari, alcuni adempimenti particolari che ho già verificato, che sono stati effettuati non da parte nostra ma da parte dell'Unione. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, sono stati tutti redatti e presentati per praticamente termini, il patto di stabilità, sono stati rispettati tutti gli invii e per una presa di visione completa del rispetto dal 2006 al 2011 della mia relazione ci sono segnati, ma sono sempre stati rispettati, le verifiche di cassa sono state sempre regolari, non ho trovato nessuna grave irregolarità di gestione e quindi non ho proceduto assolutamente a eventuali denunce dei responsabili degli organi giurisdizionali, non ci sono debiti fuori bilancio e per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione risulta pari a 80.868, che viene distinto in fondi liberi, cioè non vincolati, per circa 13.000 euro e per la differenza a finanziare spese in conto capitale. Questo avanzo è così formato o così derivato, per 35.000 euro della gestione di competenza e più precisamente minori spese per 1.570 e minori entrate per 1.534.564. 46.000 euro dipendono invece dalla gestione dei residui del 2010 e precedenti e sono 60.000 euro di minori spese e 14.000 euro di minori entrate. Inoltre, tenete presente che è stato applicato per ottenere il risultato di cui parlavo prima, è stato applicato o utilizzato la base di amministrazione 2010 per circa 111.000 euro. Quindi una volta certificata la conformità dei dati con quelli del rendiconto e delle strutture contabili, il mio è un parere favorevole. Grazie dottoressa. Grazie, se ci sono interventi. Thank you.
altre situazioni di cui ho reputo opportuno parlare in questa sede. E mi riaggancio in special modo al fatto che mi riaggancio a caso Leonelli. Non entro nel merito, no, di questioni che riguardano la maggioranza. Come ben avete potuto capire, che l'opposizione non ha in questi giorni il seguito, insomma, alle varie, così, ai vari mal di pancia che regnano nella maggioranza castelvetrese, non è mai entrata nel merito, non ha mai così sollevato perplessità o polemiche, anche così in risposta a quanto affermato dall'assessore dimissionario. Non è mai entrata neppure nel merito delle varie deleghe, dei vari assessori, soprattutto un assessore in particolar modo, che vengono continuamente avvocate a sé dallo stesso sindaco, non sapendo più poi dove queste deleghe, che fine fanno, chi lavori su appunto le deleghe che vengono tolte ad altri assessori, e il sindaco forse ce ne renderà noto prima o poi. Comunque noi non abbiamo mai cavalcato questa rotta e non lo faremo neanche per il futuro, perché vedete, io ho tanti difetti, ma ho un pregio: non faccio quello che fanno gli altri, soprattutto se negativo. Non mi comporto come si comportano gli altri, soprattutto come si è comportata questa maggioranza, a mio avviso in modo anche poco serio, nei confronti del gruppo PDL Lega Nord Padania. Un gruppo che si era costituito formalmente e regolarmente dopo le elezioni amministrative, un gruppo che si è visto accettare dagli uffici competenti comunali, e lo rivedremo poi nelle opportune sede, la costituzione di un neogruppo con simboli di Citur uguale a un gruppo composto, è vero, ma già esistente, e qualcuno ci dovrà pure spiegare la regolarità di questa procedura, che a nostro avviso sembra, se non altro, quanto peculiare. Un gruppo che si è costituito regolarmente, persone che anche sull'uso del simbolo potremmo entrare nel merito, perché qualcuno ha autorizzato l'uso del simbolo su firma di un segretario provinciale e di un segretario nazionale, che ad oggi noi il problema l'avevamo sollevato, non sappiamo neppure se siano i legittimi detentori del simbolo. Con atti sottoscritti mandati tramite fax, il fax del segretario nazionale era mandato addirittura dal fax della Commissione Ambiente del Parlamento italiano, e lo stesso consigliere Rinaldi aveva sollevato la potenziale perplessità che potessero avvedersi un'ipotesi anche di illecito che il codice penale descrive come peculato d'uso, chiedendo al Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetro di intervenire per chiarire questi passaggi. Chiederemo se il Presidente, quale garante di trasparenza e legalità, è intervenuto per garantire la regolarità di questi passaggi. Dopodiché tutte queste operazioni, a nostro avviso in modo discutibile, sono state fatte probabilmente per cercare di rompere un'opposizione che era compatta, almeno 4 su 5, un'opposizione fedele al mandato elettorale, un'opposizione che non si è rotta perché è fedele alla decisione e alla volontà dei cittadini che ci hanno eletto come gruppo PDL Lega Nord Castelvetro. Ed è assolutamente, a mio avviso, che mi distacco dall'operato dell'amministrazione, anche discutibile che certi consiglieri candidati sindaci abbiano disatteso in modo vergognoso la volontà dei cittadini. E poi ad oggi ci meravigliamo ancora se i cittadini si sono stancati della politica, di tutti i partiti politici, di politici che non mantengono le promesse, che non sono fedeli alla volontà dei cittadini, che non sono fedeli agli altri consiglieri comunali, in questo caso colleghi di opposizione che gli hanno dato la fiducia candidandolo a sindaco, addirittura per un gruppo di opposizione, e al quale gruppo di opposizione ha voltato le spalle con la benedizione, forse anche con l'aiuto, forse anche di qualcuno dell'amministrazione, perché vedete, queste operazioni non sono chiare, e lo ribadirò anche nelle opportune sedi. Mentre noi invece siamo sempre stati molto corretti, però caro sindaco,
ovviamente è contrario questo consuntivo. Grazie. Bene, altri interventi o dichiarazione di voto, visto che siamo dichiarazione di voto. Luca Montanari, per dichiarazione di voto. Il nostro voto è certamente contrario a questo punto dell'ordine del giorno. Grazie consigliere Montanari. Altri interventi, anche se sono già stati fatti dichiarazione di voto, quindi a questo punto entra in votazione il punto 1 dell'ordine del giorno. Esame di votazione del conto di gestione finanziaria 2011, favorevole per alzata di mano. 1, 2, 3, 4, 10 favorevoli, contrari, 5 contrari, astenuto, contro prova nessuno, quindi il Consiglio Comunale approva il conto dell'ordine del giorno. C'è anche l'immediata eseguibilità, sì, esatto, sì. Immediata eseguibilità, 10 favorevoli e immagino 5 contrari per l'immediata eseguibilità. Stessa votazione, quindi il Consiglio Comunale approva. Ringraziamo la dottoressa che non so se mai dopo, ma magari dopo lo dovrete mettiamo su appunto. Grazie. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, dove chiedo la presenza qui del tecnico. L'articolo 172, comma 1, lettera C del decreto legislativo 267 del 2000, indisponibilità di aree fabbricate da destinarsi alle attività produttive terziarie e esercizio finanziario 2012. Per la metà, se il Consiglio ne concorda con me, poiché il punto 2, dal punto 2 al punto 6, sostanzialmente, chiaramente voteremo i punti singolarmente, ma affrontare la discussione in maniera omogenea, perché come voi ben sapete, questa è un'esperienza che abbiamo seguito negli anni precedenti, naturalmente andiamo ad affrontare e a discutere il bilancio preventivo per il 2012 e gli anni successivi. Direi la parola alla ragioniera per illustrare intanto dal punto 2 fino al punto 6. D'accordo? Chiunque con un totale di 13.416.000 euro, così suddiviso.
comporta, cioè comporterà un reddito di 58 euro. Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche adesioni, non si prevedono aumenti rispetto al 2011. Per quanto riguarda il titolo secondo, cioè le entrate derivanti da trasferimenti statali, è rimasta soltanto l'esigua cifra di 46.000 euro, derivanti dal contributo per il Fondo Sviluppo Investimenti, e tutti gli altri contributi sono stati fiscalizzati e sono confluiti nel Fondo Sperimentale. Per quanto riguarda il titolo terzo, le entrate extratributarie, cioè tutte le entrate che non sono imposte e tasse, abbiamo un totale di 1.131.500, le più consistenti, le multe 142.000 euro, servizi cimiteriali 65.000 euro, diritti di segreteria 65.000 euro, fitte di 70.000 euro, introiti diversi 43.000 euro, rimborso da altri comuni per segreteria convenzionata 57.000 euro, rimborsi dall'Unione 230.000 euro e concessione locali 135.000 euro. Questo per quanto riguarda le entrate. Per quanto riguarda le spese correnti, cioè quelle che servono per il normale funzionamento della macchina comunale, sono pari a 8.426.000, leggermente più alte del 2,10% del 2011. Le voci più consistenti sono il personale, 1.730.000 euro, che è leggermente più basso del 2011, acquisto beni 124.000 euro, prestazioni di servizi 1.580.000 euro, trasferimenti 4.128.000, interessi passivi su mutui 308.000, imposte tasse 163.000, quote capitali mutui 572.000 euro. Gli oneri di urbanizzazione sono stati previsti in 735.000 euro e sono per il primo anno completamente, cioè tutti destinati a investimenti, nonostante la legge desse ancora la possibilità per il 2012 di utilizzare una parte per le spese correnti. Questo per quanto riguarda la parte corrente. Per quanto riguarda gli investimenti, è stato previsto nel piano pluriennale 1.390.000 nel 2012, 1.125.000 nel 2013 e 975.000 euro nel 2014. È previsto anche un finanziamento da parte dell'Unione per l'assunzione di un prestito di 300.000 nel 2012 relativo alla realizzazione degli spogliatoi al servizio della scuola elementare di Milano. Per quanto riguarda gli investimenti, però, non è detto che tutto questo riusciamo a realizzarlo, perché il patto di stabilità purtroppo per il 2012 è molto più pesante. Se nel 2011 il limite era 317.000 euro, per il 2012 siamo a 920.000 euro, un saldo positivo di 920.000 euro, al che vuol dire che c'è un peggioramento del 250% e non è detto che riusciamo a fare tutti gli investimenti che sono stati previsti. Thank you.
gestire l'economia del paese si vede anche appunto da come sta andando l'economia del paese, oltre alla crisi, perché la crisi chiaramente determina un pezzo di stagno dell'economia, ma esiste anche un valore aggiunto, ovvero come il sottratto che l'amministrazione produce. E infatti è a tutti noto che alcune aziende del territorio del Trentino hanno grossi problemi non solo a sopravvivere alla crisi, ma anche ad espandere.